Buonasera, buonasera ai telespettatori di Telechiara. Lo avete sentito? Un applauso che già ci fa capire che questa è una puntata davvero speciale di Fatti Nostri, una puntata che ci porta a Treviso in un istituto scolastico che è l'Istituto Canossiano Madonna del Grappa. E abbiamo un pubblico anche questa sera ed è un pubblico che è rappresentato e che rappresenta in qualche maniera il mondo della scuola. Abbiamo degli ospiti che rappresentano a loro volta il mondo della scuola ma anche il mondo della politica. Il tema di questa sera, lo vedete in sovraimpressione, scuola paritaria, il diritto di scegliere. E perché questo tema? Perché in questi giorni in Consiglio regionale del Veneto si sta discutendo del bilancio, un bilancio purtroppo, come possiamo immaginare, davvero pesante, che a fronte di introiti che sono diminuiti costringe la politica a fare delle scelte, e sono scelte drastiche in molti settori della vita sociale della nostra regione. Tagli che riguardano anche il mondo del sociale e che hanno visto proprio oggi riuniti a Thiene, nel Vicentino, i sindaci dell'ANCI per lanciare un appello alla regione proprio per poter ridurre il più possibile questi tagli che sono previsti. Appelli che vengono lanciati da più parti, uno di questi riguarda il mondo della scuola paritaria. Perché? Perché si sta, tra i vari provvedimenti che riguardano il bilancio e la discussione del bilancio in questi giorni, uno riguarda il tema del buono scuola che è previsto, dovrebbe passare da 9 milioni e mezzo a 5 milioni di euro, quindi quasi dimezzato. E poi la formazione professionale da 55 milioni a 50 milioni di euro. Non viene toccata in questa sede la scuola dell'infanzia, che però assieme agli asili nido continua a presentare molte criticità, e proprio oggi è stato lanciato un appello al presidente della regione Zaia per raddoppiare i contributi, passare cioè da 14 milioni e mezzo, che consiste sostanzialmente in una media di 15 euro per bambino, a 30 milioni di euro. Insomma, tante preoccupazioni, tante richieste, il portafoglio si restringe, le esigenze crescono. Allora, di questi temi parliamo questa sera, e il tema dei tagli ci porta, poi è un po' un pretesto che vogliamo raccogliere per parlare del tema poi che riguarda la parità scolastica. Siamo maturi per affrontare questo tema? Beh, insomma, ne parleremo con i nostri ospiti, ne parleremo con il pubblico. Qui con me c'è anche Elena Mattiuzzo. Buonasera direttore, buonasera, ne parlerete sicuramente con i tuoi ospiti, ma ne parlerà anche il nostro pubblico, tra il quale c'è una grande rappresentanza del mondo della scuola, dai docenti agli insegnanti, appunto, gli studenti, i genitori, alcuni rappresentanti di associazioni cattoliche che si occupano proprio di scuola. Ma potete farlo anche voi da casa, in che senso? L'avete già visto in sovraimpressione il numero per i nostri sms, potete partecipare a questo dibattito, questa discussione, siamo in diretta, quindi c'è questa possibilità di farlo al numero 392-666-0099, lo vedete appunto in sovraimpressione, inviateci un sms con Valentina Ravazzolo, cercheremo poi di raccoglierli, di fare il punto e quindi di dare voce anche a voi da casa. Ecco, allora io vorrei cominciare intanto da un saluto e da un ringraziamento all'Istituto Canossiano che ci ospita, un ringraziamento al preside perlomeno di alcune scuole, di alcuni così componenti di questa grande scuola che è significativa, non siamo qui per caso, perché questa è una scuola paritaria e che tra l'altro rappresenta un'ampia gamma di offerta. Ci vuol raccontare qualcosa? Sì, buonasera. Intanto do il benvenuto anche a nome delle madri canossiane a tutti gli intervenuti qui questa sera. E siamo onorati che Telechiara abbia scelto il nostro istituto.
Noi siamo l'Istituto Canossiano di Treviso, uno degli istituti canossiani sparsi in Italia e anche fuori dall'Italia. Noi siamo qui dal 1843 nella città di Treviso. Il nostro 350 anni, pensate un po', cioè, quasi di 170, quasi 170 di storia. Anni, sì. Il nostro è un istituto che è un po' rappresentativo di tanti, di quasi tutti gli istituti cattolici, in quanto ha queste due caratteristiche. Ha molti ordini di scuola, quindi offre, presenta un'offerta formativa piuttosto ampia. Noi abbiamo scuola primaria, scuola elementare per capirci, scuola media, secondaria e primo grado, liceo, secondaria e secondo grado, formazione professionale regionale. E poi abbiamo da alcuni anni anche la formazione continua, cioè la formazione per adulti, che si rivolge a tutti gli adulti, ma in particolare alle fasce sociali più deboli, quindi formazione per dare una qualifica a disoccupati e a lavoratori in mobilità in modo particolare. Ecco. Seconda caratteristica è che il nostro istituto, come tanti altri, è nato dall'intuizione dei fondatori, per noi è Santa Maddalena di Canossa, che hanno pensato che la scuola è uno strumento per dare dignità alla persona e per elevare il livello sociale del territorio. Infatti Santa Maddalena di Canossa soleva dire che dall'educazione dipende la condotta di tutta la vita. E i primi educatori, educatori canossiani, ma come tanti altri, si sono rivolti proprio alle fasce più deboli della popolazione, quelle fasce che non avevano la possibilità di avere un'istruzione e un'educazione, certo, altrimenti. Certo, professore, io la fermo qui e naturalmente avremo modo poi anche di sentire quali sono i riflessi, come si sta vivendo questo momento all'interno di questa scuola, e lo sentiremo anche a livello di altre scuole, come si sta vivendo questo momento. Lo abbiamo sentito, lo ha accennato lei, ho dato la parola a lei proprio per primo, per far capire da che cosa nascono, perché nascono in fondo queste scuole, ecco, dare dignità alla persona e rispondere a quelle fasce che sono le fasce deboli. Allora, io vi presento subito intanto gli ospiti che abbiamo qui questa sera, consegno uno dei microfoni a uno di loro, in maniera che poi... Abbiamo qui con noi questa sera tre consiglieri regionali intanto. Abbiamo Giampiero Possamai, Liga Veneta, Lega Nord. Buonasera a tutti. Abbiamo Claudio Sinigaglia del Partito Democratico Veneto. E poi abbiamo Pietrangelo Pettenò della Federazione della Sinistra Veneta. Grazie. Li ringrazio per essere intervenuti. Abbiamo Don Edmondo Lanciarotta, che è responsabile della commissione della pastorale scolastica della Conferenza Episcopale Triveneta. Buonasera. E poi Adriano Coccia, presidente regionale dell'AGESC, che rappresenta un po' i genitori della scuola paritaria. Sì, buonasera a tutti. Mauro Peroni, che è dirigente scolastico dell'Istituto Cappelletti di Colognola ai Colli. Siamo nel Veronese, ecco, tanto per farvi capire anche la vastità, ecco così, della presenza che abbiamo qui questa sera, e che rappresenta un po' la FIDE, vale a dire gli istituti scolastici. Alberto Visentin, che è presidente della FICCIA per Treviso, che rappresenta il mondo della formazione professionale, perché l'abbiamo sentito dal professor Contessotto, anche questo è uno dei fronti della scuola paritaria di ispirazione cattolica. E poi Stefano Giordano, presidente della FISM di Venezia, il mondo della scuola dell'infanzia. Buonasera. Parleremo anche di questo, anche se in realtà vogliamo partire proprio dal tema il tema di attualità un po' del buono scuola e del tema della formazione professionale, del sostegno che chiedono alla Regione. Ma direi, partiamo da te, Don Edmondo, per dire che cosa in maniera particolare preoccupa il mondo anche ecclesiale, visto che rappresenti appunto la Conferenza Episcopale Triveneta. Ricordiamo che è intervenuta più volte sul tema proprio dell'emergenza educativa, perché questa è una preoccupazione che non riguarda soltanto gli aspetti, diciamo così, finanziari, ma anche gli aspetti davvero educativi di cui vuole essere rappresentativa la scuola. Prego, Don Edmondo. Grazie di questa opportunità che ci offrite come Telechiara. La Conferenza Episcopale di Triveneto è molto preoccupata della situazione che sta avvenendo in questi giorni, diciamo da questi anni, non solamente per i tagli economici, sempre progressivi, ma perché questa evidenza ancora una volta la scuola che sta soffrendo, e tutta la scuola sta soffrendo, tutto il sistema
di educazione, di formazione e di istruzione, e all'interno di essa la scuola paritaria. Secondo, sono preoccupati fondamentalmente perché la parità è straordinario che, assieme al concetto dell'autonomia, leggi dello Stato, costituiscono i pilastri fondamentali di questo sistema di educazione per le giovani generazioni. Venendo a mancare la parità, viene a mancare anche l'altro pilastro dell'autonomia. Terza preoccupazione, la scuola paritaria offre un patrimonio di ricchezza, un patrimonio di sapienza, un patrimonio di educazione che noi non vorremmo assolutamente smantellare perché è a servizio di tutta la collettività. All'interno di essa ci sono valori straordinari, quali il principio della sussidiarietà, il principio della libertà di scelta, il principio del pluralismo, il principio della qualità, ecco, a livello così della proposta formativa. E questi sono un bene che realmente le scuole paritarie offrono al territorio, aperta a tutti. Questa occasione può diventare anche un'occasione straordinaria per superare alcuni pregiudizi. Scuola privata, scuola pubblica, scuola dei ricchi, scuola confessionale, scuola è solamente per alcuni. Ecco, un'occasione per crescere anche culturalmente, in maniera tale che queste scuole, che sono nate all'interno del tessuto del territorio, siano riconsegnate al territorio e il territorio lo riconosca come un bene proprio, certo, a servizio di tutti. Don Edmondo, ci fermiamo un attimo perché vorrei già passare la parola, già parlare con i consiglieri regionali, mi sposto se non impallo le telecamere, vorrei cominciare da Possamai appunto per capire un po' come stanno le cose naturalmente. Io ho dato delle cifre inizialmente, vorrei, non so se c'è qualche conferma, e quali sono le posizioni all'interno del Consiglio regionale su questi temi. Intanto, lei dove ha studiato? Beh, io potrei stare seduto da questa parte, ma anche verso il genitorio, gli ex allievi. Io sposo in pieno quanto detto dal Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Ho studiato in quella che adesso si chiama secondaria di secondo grado. Io tornerei alla vecchia denominazione, quindi asilo, medie, elementari, sarebbe molto più facile, no? C'è un po' di nostalgico senz'altro. Però sono anche un genitore e ho due voti perché ho due bambini alle scuole paritarie e li chiamo sempre col vecchio sistema, una all'asilo e l'altra è la bambina alla prima classe della elementare. Quindi chiaramente ho fatto una scelta. Quindi, ecco, così abbiamo detto subito che è già compromesso in qualche maniera. Beh, con questo tipo di... Molto rapidamente, perché sono curioso, così capiamo subito. Claudio Sinigaglia. Ho studiato una scuola statale. Io penso che sia pubblica il sistema, scuole statali e scuole paritarie, ma il sistema è pubblico, è sbagliata secondo me questa distinzione. Un giudizio politico che mi sembra che tagli un po' la testa al toro. Pettinò, dove ha studiato? Ho fatto le scuole per l'infanzia in una scuola paritaria, così come tutti e tre i miei figli. La prima ha 23 anni, l'ultimo ne ha 9, e tutti e tre hanno frequentato la stessa scuola parrocchiale, diciamo, nell'infanzia. Poi invece ho fatto le scuole pubbliche. E concordo che, diceva, abbia a superare alcuni pregiudizi, deve cominciare a discutere veramente sul servizio pubblico che dà la scuola. Certo, ecco, mannaggia, tra l'altro io l'avevo invitata perché lei rappresenta in qualche maniera lo zoccolo duro di una sinistra che ideologicamente l'anno scorso, si è sempre posta... L'anno scorso, quando appunto c'è stata la grande battaglia in Consiglio regionale per l'aumento delle rette al contributo alle scuole per l'infanzia, tutti si erano stupiti perché avevo presentato un emendamento che prevedeva 10 milioni di euro di aumento. Poi ne sono arrivati 2 milioni e mezzo, se non ricordo male, ma di nuovo c'è questa battaglia quest'anno e quindi io su questa vicenda, poi magari argomenteremo, ma su questa questione delle scuole per l'infanzia non ho allo stato attuale nessun dubbio assolutamente che possa definirsi servizio pubblico a tutti gli effetti, così come tutte le scuole. Qui si capisce anche un po' come l'Italia politica sia diversa anche pur in appartenenze diverse. Allora, io chiedevo come stanno le cose, lo richiedo a chi rappresenta in qualche maniera la maggioranza di questo governo, come stanno le cose ad oggi? In noi c'è la convinzione che comunque a monte la scelta nazionale non abbia mai avvantaggiato molto le scuole paritarie. Io credo che adesso noi stiamo vivendo un'epoca di bibliche vacche magre, quindi bisogna fare delle scelte importanti.
le scelte vanno condivise, perché il momento è un momento delicato da un punto di vista internazionale. Vediamo quello che sta succedendo nei paesi del Nord Africa, abbiamo molti paesi europei che hanno più difficoltà di noi, e quindi le scelte anche nell'aspetto scolastico, nei fondi che vengono dedicati all'accrescimento e all'educazione dei nostri figli, va sicuramente affrontato con molta determinazione. Dicevo, secondo me c'è errore negli anni scorsi, quando in un momento di maggior floridezza economica a livello nazionale le scuole paritarie potevano essere riconosciute maggiormente e tutelate da una legge che le avrebbe magari tutelate anche in questa situazione di difficoltà economica. Non ci troveremo adesso a avere dei tagli nazionali, ci dovremmo magari avere tutelati i dipendenti di queste scuole che fanno risparmiare allo Stato, come i dipendenti delle scuole pubbliche, considerando l'alto valore educativo che danno queste scuole, considerando che quando un genitore fa educare il proprio figlio su una scuola paritaria fa risparmiare lo Stato. Credo che siamo sul 50% se non oltre rispetto al costo di una scuola pubblica. Le scelte mie personali, della mia famiglia, derivano da tante motivazioni che sono anche religiose, ma sono anche di modello educativo. Io credo che i miei genitori, quando mi hanno inviato nella secondaria di secondo grado, se non vado errato, a una scuola paritaria, allora era il collegio Dante, oggi in difficoltà, abbiano fatto delle scelte su una vastità di obiettivi, sia quello religioso, ma anche quello di evitare la deregulation che c'era nelle scuole pubbliche allora, pensiamo agli scioperi e quant'altro. Io ho continuato con questa logica e è una scelta che mi dà piena soddisfazione. Insomma. Certo. Claudio Sinigaglia, ecco, un po' come stanno le cose, qual è il punto di vista? Io vorrei ricordare anche, cercando di avere anche la memoria un po' storica, ricordo quando è nato, quando è stato proposto dall'allora giunta Galan il buono scuola, straordinariamente e stranamente, per certi aspetti, anche il mondo in qualche maniera, diciamo, cattolico, che era rappresentato all'interno dell'opposizione all'epoca, si era anche un po' opposto a questa, ecco, scelta che peraltro si era capita anche poco e male. È una, diciamo, una posizione che continua in qualche maniera. Faccio due osservazioni. Il modello veneto scolastico, scuole d'infanzia, il 70% delle scuole d'infanzia nel Veneto sono scuole paritarie. 70% su 130.000 bambini circa, 94.000 frequentano le scuole paritarie, e per il Veneto la scuola paritaria vuol dire scuola privata ma anche scuola comunale, circa 5-6.000 bambini sono frequentanti la scuola comunale. 14.500.000 euro sono riservati quest'anno alle scuole d'infanzia, però manca il contributo statale che è stato di 3 milioni e mezzo l'anno scorso, e quindi mancano sicuramente contributi, perché non si aumentino le rette, perché altrimenti le scuole dovranno aumentare le rette e quindi far pagare di più le famiglie. Quindi da questo punto di vista stiamo queste settimane siamo stati raggiunti da centinaia di email da parte di comitati, di genitori che frequentano le scuole appunto paritarie, per dirci abbiamo la necessità di avere più fondi perché paghiamo la fiscalità generale e dobbiamo pagare anche la scuola, e quindi per mandare a scuola i nostri ragazzi nelle scuole che ci sono nei nostri paesi, perché questa è la peculiarità veneta. Nel paese, nel comune c'è la scuola paritaria, non c'è la scuola statale, e quindi noi paghiamo molto di più rispetto a chi ha una scuola statale, e quindi riconosceteci questa peculiarità, dateci una mano. Perché? Perché la regione passa circa il 6% dei contributi, e circa il 15% di questi contributi alle scuole paritarie vengono dati dai comuni e circa un 20% dallo Stato, e però il 60% viene pagato dalla retta delle famiglie, e quindi ecco, questa è un'azione importante che noi vorremmo invece incrementare. È veramente che poi le scuole paritarie pagano l'IRAP e quindi restituiscono quanto ricevono in piccola parte, un 5% viene restituito come IRAP. C'è un modello veneto da salvaguardare ed è su questo, soprattutto in vista di una grande decisione che dovrebbe avvenire a fine 2012, quando il sistema della formazione e dell'istruzione passerà direttamente alle regioni, e quindi saranno le regioni a dover gestire il tutto, ed è questa la grande decisione che bisogna prendere. L'altra osservazione riferita ai buoni scuola, la legge del 2000, mi sembra la legge la 1 del 2000, ad oggi sono state circa 11.700, nel 2010, 11.700 le famiglie che hanno beneficiato del buono scuola, sono circa 800 euro. Sì.
all'anno, quindi sì, mediamente, questo, ecco, mediamente, diciamo, ecco. Che poi tiene conto naturalmente. Con la riduzione, reddito, passando da 9 milioni e mezzo a 5 milioni, dovrebbe essere circa 6.400, questo è stato il conto portato avanti dalla direzione della regione, le famiglie che invece avranno questo contributo. Si tratta di capire a questo punto che scelta si fa, se sarà una scelta indifferenziata oppure magari sarà una scelta più in base al reddito, per dare magari più a chi ha meno e consentire a tutti, certo, di accedere, ecco, questo alle è uno scuole dei temi private. Non so se su questo se ci sia già una decisione, diciamo, a no, livello di gruppi, no, per il momento non c'è stata, però quindi, ecco, quale sarà il criterio di distribuzione di questa minor quantitativo di buoni, ancora non si sa come per il momento, sarà distribuito. Per il momento si entra con meno 4 milioni e mezzo. Dopo vedremo, il dibattito in Consiglio regionale inizierà domani e quindi avremo, io penso, almeno un paio di settimane, salvo che Pettenò non si impegni di più, ma almeno un paio di settimane di discussione in Consiglio regionale e vedremo appunto se riusciremo a incrementare questo contributo, certo, allora questo stanziamento. Visto che è stato invocato, sentiamolo. Però volevo chiudere dicendo che è fondamentale la concezione di scuola pubblica, statale e paritaria. È su questo che si gioca i discorsi di diritto allo studio, di libertà, di educazione. È fondamentale anche che ci sia sempre questa possibilità, però deve essere un diritto esigibile, non un diritto sulla carta, ed è su questo che bisogna lavorare ancora molto. Certo, allora visto che è stato invocato, io intanto ricordo che i telespettatori da casa possono dire la loro attraverso un messaggio, un sms, che poi cercheremo di raccogliere e di leggere, perché noi purtroppo qui per ragioni tecniche non riusciamo a vederli, ma so che stanno già passando. Prego, Pettenò. No, quello che è strano è che poi chi è assolutamente d'accordo con la scuola paritaria alla fine non voterà gli emendamenti che tenteranno di integrare queste risorse. Io che ho dei dubbi, insomma, anche nel io invece li voterò. Cioè, questo è un po' la stranezza della politica e non è solo il gioco delle parti, attenzione. Cioè, ripeto, già l'altro anno abbiamo sostenuto questa cosa ed siamo riusciti a ottenere una piccola integrazione, diciamo così, alla scuola per l'infanzia. Io ho votato contro la legge 1 e 2000 allora, ero appena stato eletto, lo rifarei tale quale. Perché? Perché la luce di questi anni si è dimostrato esattamente una scelta sbagliata. Cioè, nel senso che o affrontiamo il tema del servizio scolastico, quindi del sistema scuola nel suo complesso, e quindi diciamo quali sono gli interventi che servono, strutturali, che servono ad aiutare anche una pluralità di offerte scolastiche e quindi tentare di... oppure c'è il concetto del buono. Io contestavo allora e sono ancora convinto oggi di questa mia posizione, cioè il concetto del buono, cioè ti do un pezzettino appena ce l'ho. Se appena ci sono difficoltà sacrifico questo buono perché lo devo mettere altrove, è un concetto che non fa bene alla scuola di nessun genere. Certo, però voterà sì. Io voterò per l'integrazione, ho già presentato l'emendamento che domani cominceremo, l'emendamento per integrare di 10 milioni di euro almeno, erano 12 milioni pare che ho fatto l'emendamento, per la scuola e per l'infanzia. Don Edmondo? Sì, su questo, ecco, per un chiarimento proprio di carattere storico. La legge della parità è 2000, dice il sistema, manca la conseguenza del carattere economico. C'è il vizio de senza oneri per lo Stato. Quello, dal punto di vista ideologico, ha bloccato la riflessione. Quindi, a livello regionale, si è operato non toccando il sistema, ma attraverso il diritto allo studio. Quindi si è aggiunto il problema, perché ideologicamente era bloccato, e attraverso il diritto allo studio la Regione Veneto ha operato attraverso il buono scuola, tamponando provvisoriamente la situazione. Questo si perpetua ancora oggi, cambiando la situazione, però c'è il modello veneto che deve essere ancora una volta tenuto su, e mi piace che voi abbiate anche evidenziato questo. Allora si tratta di, giustamente, concordo con lei, di ripensare anche al concetto del buono scuola, perché altrimenti resta sempre un dono che viene dall'altro. Invece noi dobbiamo toccare il principio e passare dai offerte al vera proprio
consegna conseguenziale da parte del sistema, in maniera tale che venga riconosciuto come un sistema, certo, che quindi fa un parte. Ripensamento, ecco, diciamo, del sistema. E questo è il problema. Tra poco di fondo, dobbiamo andare in pubblicità, io vorrei sentire però subito, prima, vorrei sentire il mondo delle famiglie con Adriano Coccia dell'Agesca, che cosa ne pensa di tutto questo, magari se il mondo, ecco il microfono, che cosa ne pensa brevemente prima dell'interruzione. Ma io dovrei dichiarare di essere molto felice, felicissimo, perché siamo tutti d'accordo. È una vita che siamo d'accordo. Avevamo 60 anni fa un partito che aveva nel suo simbolo addirittura la croce e l'aggettivo cristiano, e non ha risolto il problema delle scuole paritarie, delle scuole cattoliche. Siamo passati poi ad altri governi di destra e di sinistra, tutti sono d'accordo. Questa sera mi si riconferma che siamo d'accordo, che la scuola paritaria fa un servizio pubblico, che la parità è un diritto, che la libertà di scelta educativa è un diritto. E allora sorge spontanea una domanda: ma se siamo tutti d'accordo, perché poi, quando si tratta di rendere operativa questa idea di servizio pubblico, questa idea di costruire un futuro per i nostri figli, perché la scuola, questo è, attraverso la scuola un genitore vuole costruire un futuro per il proprio figlio, che è il cittadino di domani. Allora, perché poi all'atto pratico questo non avviene? Dico solo una notizia sui giornali letta 3-4 giorni fa, giornali locali. Le ville venete hanno bisogno. Il titolo era: per le ville venete solo spiccioli, e gli spiccioli erano 5 milioni di euro. Per costruire il futuro dei nostri figli, da 9 milioni e mezzo li portiamo a 5. Quindi un'altra volta gli spiccioli. Certo, ci fermiamo. Mi sembra davvero un paradosso, insomma. Sì, no? Perché, scusa, la battuta fulminante: per conservare il passato rischiamo di bruciare il futuro. Conserviamo le ville e non diamo futuro ai nostri figli. Allora, ci fermiamo con questa, dopo poi naturalmente ci saranno le risposte prima della pausa, però vorrei sentire se è arrivato, Elena. Sì, è arrivato, sono arrivati diversi sì. SMS, noi vi chiediamo di continuare a mandarli al 3926. Ecco, ne diciamo uno magari come 0099, curiosità. Sì, uno provocatorio, poi chiediamo se è così. Valentina, ti chiederei, sì. Certo. Perché la Regione Veneto impone il pagamento dell'IRAP alle nostre scuole, incamerando così un terzo del misero contributo che eroga? E questo naturalmente soprattutto per, ecco, le scuole, per domanda, l'infanzia. Peraltro che era stata posta, le risposte tra poco, subito dopo questa pausa pubblicitaria. Bene, eccoci ancora insieme, scuola paritaria, libertà di scelta, il tema di questa sera, lo avete capito, abbiamo sentito una situazione, qual è il punto di vista all'interno del Consiglio regionale, e abbiamo sentito il punto di vista delle famiglie con l'AGESC, ebbene il punto di vista degli istituti, perché apparentemente, diciamo, il tema perlomeno del buono scuola, poi c'è il tema della scuola, della formazione professionale, ma lo sentiremo da loro, il tema del buono scuola, per così dire, potrebbe anche non interessare agli istituti. E allora Mauro Peroni, dirigente dell'Istituto Cappelletti di Colognola ai Colli, che cosa ne dite? Sicuramente invece interessa anche gli istituti, perché è chiaro che i genitori che fanno una scelta, che è una scelta comunque onerosa, per difendere un diritto alla libera opzione per l'educazione dei propri figli, si scontrano con una problematica di tipo economico, e nel mentre scelgono una scuola, grazie a questa legge discutibile, no, perfettibile, il discorso della buona scuola, concordo anch'io che sarebbe più opportuno il concetto del diritto più che della generosa concessione, ma fanno un calcolo anche in termini economici, puntando su quello che può essere una risposta che arriva dal buono scuola. Invece per l'anno in corso questi calcoli saltano, e potenzialmente anche per il futuro, stando così le cose non c'è chiarezza.
È evidente che quando una famiglia deve scegliere, optare per una scuola che sceglierebbe in base alle proprie convenzioni educative, pedagogiche o religiose, ma si trova a fare i conti con dei problemi di tipo economico, la libertà in quanto tale, certo, non c'è spero più. Spero di non farle una domanda un po' a vorrei, se mi permette, perché c'è un punto particolare poi che ci tocca, poi che mi tocca come preside di una scuola, che è sull'inserimento, sull'integrazione dei ragazzini certificati, dei portatori di handicap. Giustamente la legge 62 del 2000, quella che istituiva la parità, giustamente vincola l'apertura delle scuole paritarie a qualunque cittadino, quindi anche a ragazzini certificati, che grazie al buono scuola in questi anni è stato possibile integrare efficacemente, perché c'era un rimborso totale alle famiglie che sostenevano l'integrazione dei figli tramite buono scuola. Se salta questo, e ripeto, se salta anche per le famiglie che hanno già fatto operativamente in quest'anno scolastico la scelta, siamo in difficoltà, perché verremo meno a un mandato normativo che è quello dell'integrazione, perché non abbiamo le risorse sufficienti. Certo. Sì, prego. Valentina, c'è proprio un sms relativo a, questo, a questa tematica che poi magari riprenderemo dal pubblico, però se magari velocemente lo leggiamo. Certo, senza il buono scuola i ragazzi con handicap si vedono negati l'ennesimo diritto, chi dà loro voce? Noi genitori non ce la facciamo a pagare per intero. Si può dire, lo diciamo subito se riusciamo a dare una risposta su questo tema e non so se sia all'attenzione, se sia stato all'attenzione, se sia all'attenzione come e quanto. Noi entriamo domani in discussione in Consiglio regionale, partiamo da una bozza di giunta che comunque ha dato delle garanzie, nonostante i 385 milioni di taglio nazionale che hanno, ci hanno obbligato a fare dei tagli su determinati capitoli, salvaguardando gli aspetti più importanti, viene in qualche modo salvaguardato la sanità, il sociale, i trasporti, sottolineo che salvaguardare vuol dire mantenere i diritti essenziali facendo comunque dei tagli su quello che si potrebbe ritenere superfluo. Ecco, in questa logica il contributo regionale, il finanziamento regionale ai nidi paritari oppure agli asili paritari è rimasto tale e quale come il 2010, quindi nonostante tutto, nonostante la situazione internazionale economica, il taglio nazionale e le altre difficoltà che stiamo vivendo tutti quanti assieme, anche l'Istituto Regione Veneto, questi trasferimenti 2011 rimangono inalterati. C'è la richiesta da parte delle associazioni dei genitori e di tutti quanti che questo venga aumentato, sarà una valutazione che faremo all'interno del Consiglio, però questo mantenimento del livello di finanziamento come il 2010 dà... Certo, ecco, visto che ha citato la scuola per l'infanzia, abbiamo qui il presidente di una, diciamo, di un'associazione provinciale che è appunto la FISMA di Venezia, sentiamo subito perché così possiamo dare una risposta oggettiva a quella che è la domanda che è emersa oggi. Che cosa chiede la FISMA? Ma la FISMA non fa una rivendicazione di categoria, nel senso che gli argomenti li sapete, vi sono arrivati direi ormai centinaia di emails e quant'altro, quindi sapete bene cosa chiediamo, l'abbiamo anche diffuso. Il punto vero è, credo, sul quale non saremmo tutti d'accordo, poi gratta gratta, è da un punto di vista culturale che scuola abbiamo in mente, cioè ci siamo tutti sul servizio nazionale e ci mancherebbe, per cui scuola privata qua non esiste proprio, esiste una scuola che fa parte di un sistema nazionale. Il punto è che cosa vorremmo per questa scuola? E per questo dicevo che non è una rivendicazione di categoria. Il fatto che siamo tutti d'accordo è un fatto razionale, perché il modello veneto è un modello che, per esempio, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, presenta 1.182 scuole, 94.000 bambini su 130.000 complessivi. Il 68% delle scuole che esistono nel nostro territorio regionale è di scuola paritaria. Più della Lombardia, più dell'Emilia Romagna, più di tutte le altre regioni d'Italia. Allora, qui il punto è che questi 520 milioni di euro che, diciamo, ogni anno vengono risparmiati, diciamo così, fra virgolette, per quanto riguarda solo le scuole d'infanzia, non possono razionalmente far dire che non siamo tutti d'accordo, che questo è un modello veneto, non solo che è particolare e peculiare, ma anche che funziona. Certo. Diversamente non avremmo 8.000 insegnanti, non avremmo 5.000 personale non docente. Il punto vero è però, rispetto al 2012 che cosa accadrà? Perché a fronte di questo modello che funziona, noi abbiamo da parte del Ministero o dei tagli o una battaglia perché vengano ripristinati. Da parte di Regione è vero che c'è stato un aumento per quanto riguarda le scuole d'infanzia,
rispetto al precedente bilancio, però è anche vero che almeno in bozza di giunta su nido e quindi non su scuola d'infanzia si presenta un taglio corposo. Allora uno dice, ma come mai se il sistema funziona dobbiamo combattere ogni santo anno contro il Ministero, contro la Regione che provvede a questi tagli? Beh, secondo me perché c'è una questione che riguarda tutto il sistema nazionale, che è quello di come affronteremo nel 2012 il discorso del federalismo per le nostre scuole. E noi, come tutte queste figure unite dalla CET, abbiamo fatto un documento nel quale diciamo che bisogna che questo modello veneto diventi un sistema che col titolo quinto della Costituzione lo sposa, un sistema di modello veneto, perché è un modello che funziona. E credo che culturalmente qui invece avremo dei problemi. Certo, ecco, poi magari lo vediamo proprio specificatamente questo aspetto, perché oggi si parla molto di federalismo, è un processo che è iniziato, anche se è iniziato forse più dalla coda che dalla testa, cioè la sostanza deve ancora venire. Il federalismo è partito, diciamo, dall'utilizzo dei beni di tipo ambientale, quindi le questioni vere, le questioni importanti non sono ancora state affrontate. Però voi oggi avete, lo dicevo prima in apertura, non so se sbaglio, ma se ho letto male il comunicato, ma il comunicato chiede addirittura un raddoppio di quello che è il contributo della Regione, da 14 milioni e mezzo a 30 milioni. Ecco, questo è il comunicato che è stato così diffuso oggi. Io ho l'impressione che con la situazione complessiva questo sia un sogno. Ecco, vorrei una risposta realista su questo da parte dei consiglieri regionali. Io credo che immaginare di raddoppiare, temo che non voglio mettervi la parola in bocca, ma... A me dispiace dare ulteriori brutte notizie. Mi ricollego al discorso della difficoltà per chi ha dei ragazzi disabili di avere piena integrazione. In realtà non è solo per la mancanza del contributo di buono scuola, ma è tutta la scuola veneta, statale, comunale, privata, che subirà degli ulteriori tagli per quello che riguarda l'integrazione, il sostegno alla disabilità, l'integrazione degli immigrati, contro la dispersione scolastica. Sono stati tagliati altri 4 milioni di euro per queste voci e qui è tutto il sistema scolastico che verrà fortemente penalizzato e noi sappiamo, per esempio, anche solo per l'integrazione degli immigrati, quanto importanti siano progetti di inserimento all'interno della scuola. La scuola sta soffrendo a livello nazionale, leggevo che per esempio adesso si stanno iscrivendo più ragazzi nelle scuole private di Vicenza, è apparso sui giornali l'altro giorno questa notizia, ma perché? Perché la scuola pubblica sta riducendo l'orario a 27 ore settimanali della scuola primaria e quindi le famiglie che non hanno lavoro, tutte e due lavorano, vanno a iscrivere il ragazzo dove c'è la possibilità di avere un rientro pomeridiano. E anche qui siamo penalizzati in questo momento dal modello veneto, perché il modello veneto non aveva solo il tempo pieno ma anche il tempo prolungato e siccome non è stato riconosciuto a livello statale sono arrivati meno fondi e quindi dobbiamo fare questa ulteriore battaglia per salvaguardare la possibilità ai nostri ragazzi di frequentare pienamente la scuola. È questo un attimino che abbiamo di fronte. Allora, o si fanno i tagli lineari oppure si danno delle priorità per arrivare alla risposta. Io penso che raddoppiare i 30 milioni sarà impossibile, però politicamente devo dire che sono stati fatti degli errori molto molto importanti nella nostra regione. Intanto siamo una delle poche che non ha ancora approvato il bilancio. Poi è vero che c'è stata la decurtazione con la manovra correttiva di 358 milioni, forse avremmo potuto fare qualcosa di più per salvaguardare maggiormente il Veneto e avere una riduzione inferiore. Ma poi abbiamo anche fatto una scelta di non riapplicare l'addizionale IRPEF che per i contribuenti, magari anche con un reddito alto, avrebbero portato, bastava il 6,6% dei contribuenti del Veneto, avrebbero portato quegli 88 milioni, questa è la cifra, per i contribuenti con capienza alta, che avremmo risolto molti problemi. Questo, per esempio, delle scuole avremmo risolto, ma anche quello sociale. Guardate che mancano 20 milioni del fondo di istinto del sociale e vuol dire non avere i soldi per inserire i ragazzi disabili nei CEUD, nelle scuole, non garantire il trasporto scolastico per i ragazzi disabili. Ma non quelli che si inseriranno, quelli che sono già inseriti. I comuni dell'Anci, i sindaci dell'Anci, che oggi hanno protestato, protestano per questo, mancano questi 20 milioni. Allora,
quando c'è un momento di crisi, chi ha di più avrebbe potuto fare questo gesto di, chiamiamola, solidarietà, per consentire a tutti di non veder tagliati i servizi essenziali, perché qui si stanno tagliando i servizi essenziali. Ecco, qui naturalmente c'è il grande tema di chiedere delle risorse, credo che questo sia un tema, magari vediamo. Noi avremmo protestato perché l'addizionale IRPEF è stata regionale, è stata tirata via a fine 2009, da Galan, ammontava a 140 milioni di euro, e questo chiaramente per affrontare con maggior sprint le elezioni. È chiaro che con meno 140 milioni di euro, meno i 350 della manovra collettiva, non c'è la capacità di indebitamento da parte della Regione, perché abbiamo saturato 4 miliardi e 2 la capacità di indebitamento, certo. Praticamente te trovi senza schei, tradotto. Che, no? E quindi sì. In questa situazione di difficoltà Zaia, a mio giudizio, avrebbe dovuto giocare la carta forte, diciamo, alza da 29.500, portala pure a 40.000, però almeno portati a casa almeno altri 90 milioni ai livelli essenziali, perché questo sta rischiando il Veneto in questo momento. Certo, credo che qui tra l'altro ci sarà una novità, perché dovrà pronunciarsi, cioè non è così pacifico che l'addizionale IRPEF non venga reintrodotta in qualche maniera. In questo momento l'addizionale regionale aggiuntiva non è più possibile farla per il 2011. Non è più possibile farla, quindi questa non sarebbe possibile un'addizionale IRPEF qualora la sanità veneta fosse commissariata. Va bene? Però questo non ce lo auguriamo neppure. E poi l'addizionale IRPEF sarebbe indistinta per tutti, non per scaglioni, come invece si sarebbe potuto fare. Noi avremmo protestato perché c'è stata una manovra elettorale che ha visto tirata via e poi reintrodotta, però l'avremmo capita. Tra altre cose, questo della incapacità di indebitamento è stata veramente una certo, ecco, naturalmente adesso dobbiamo sentire sorpresa dobbiamo sentire un po' Postamai, che rappresenta naturalmente in qualche maniera. Chiedo un attimo solo, perché c'è un'ulteriore voce che vorrei aggiungere per completare così complessivamente il quadro, che è quella appunto di Alberto Visentin, che in qualche maniera rappresenta gli istituti di orientamento professionale, quindi tutto il processo di orientamento professionale, che sostanzialmente è quasi tutto delegato, come nel caso della scuola dell'infanzia, è quasi tutto delegato in fondo al privato, per così dire, tra virgolette, quindi è sostanzialmente l'altro grande fronte paritario, ecco, che chiede più allora, attenzione. Il sistema della formazione professionale è, parlavamo di modello Veneto, è tutto Veneto. Lo è perché le competenze sono esclusivamente della regione Veneto, e in premessa dobbiamo dire che il sistema della formazione professionale veneta ha funzionato, funziona da tanto tempo, ma dal 70, da quando la regione ha competenza in questo, lo ha sempre mantenuto e lo ha sempre finanziato. E quindi questo occorre dire a onor del vero. Quello che noi oggi verifichiamo è un momento di difficoltà legato a due aspetti principalmente. Il primo aspetto è quello del ritardo con cui arrivano gli anticipi, gli acconti sull'attività, che ci mette in difficoltà, perché si fa ricorrere agli istituti bancari, e questo naturalmente toglie spazio al servizio, alla qualità del servizio. Certo, oltre che pesare naturalmente ancora di più dal certo. punto di vista finanziario. L'altro aspetto è relativo al piano formativo 2011-2012, laddove sono immaginati dei tagli, e tagli che naturalmente non sono a favore della qualità del servizio e del rilancio di un sistema, specialmente nel momento in cui a livello nazionale il sistema della formazione professionale viene riconosciuto, e a livello normativo si sono chiuse tutti quanti i capitoli normativi di legge che dovevano chiudersi. Per cui quello che noi chiediamo alla politica veneta, e siamo in contatto naturalmente sia con gli amministratori, con l'assessore Donazzani in particolare, ma con tutte le forze politiche, chiediamo che proprio nel momento in cui il sistema professionale veneto arriva a sistema, non cali l'attenzione della Regione Veneto per una cosa che è di competenza esclusiva, ecco, e che da questo punto di vista ha portato frutti sia ai ragazzi e alle famiglie, perché ha dato sempre una seconda opportunità anche a chi non poteva eventualmente pensare di andare al liceo, ecco, o aveva altro tipo di intelligenza, ma ha dato senz'altro e soprattutto quella spinta alle imprese del territorio, per cui poi è stata possibile
quella, voglio dire, quella realtà che è il modello Veneto anche dal punto di vista produttivo, insomma. Ecco. Certo. E, ecco, dicevamo prima, non so che tipo di risposte si possano dare, possa mai, perché credo, io non vorrei essere nei vostri panni, naturalmente, in un momento guardi, di questo tipo, credo che... Io prima ho richiamato una mancanza in questi anni di una legislazione nazionale che identificasse i diritti di queste scuole. L'ho richiamata, ma io credo di aver fatto il mio dovere. Quando ero sindaco ho formalizzato, sottoscritto una convenzione con il mio asilo parrocchiale, dove stabilivo che il comune dava una quantità di denaro in base al numero di alunni e al numero di insegnanti, a prescindere dalla fluttuazione del numero stesso. Quindi davo garanzia per il futuro e mi sono impegnato, e anche chi ha seguito i miei passi ha continuato con questa convenzione. È stato un passaggio importante, secondo me. Siamo passati da una erogazione di contributo annuale, con l'incertezza che ci fossero o meno i fondi, a un impegno sostanziale dell'ente locale, del comune nel caso specifico, verso tutto. Perché? Perché la qualità dell'educazione è una qualità molto alta, perché i costi sono più bassi di una scuola. Quindi io credo che in un momento di difficoltà, soprattutto quando ognuno di noi, come succede in Veneto, lei ha sentito, credo che siamo tutti sulla stessa opinione nel riconoscere la qualità di queste scuole. Fa il proprio lavoro in modo preciso, puntuale, con l'esperienza che ha alle spalle, credo che poi le difficoltà si possano e si debbano superare. E nel caso specifico, nonostante la mancanza di addizionali IRPEF, i tagli nazionali, la Regione ha mantenuto per l'infanzia e per l'asilo quanto stabilito dal 2010. Poi andremo in bilancio, vedremo quale potrà. Io comprendo, ci saranno sicuramente degli emendamenti che noi in maggioranza dobbiamo affrontare, gli emendamenti dei gruppi di opposizione in modo compatto. È chiaro che 10 milioni di aumento, perché non 20, perché non 5, ognuno di noi fa la propria parte, il consigliere Petrenò lo fa in modo anche egregio. Quindi io credo, non sono timoroso su questo, l'importante è che tutti lo affrontiamo in modo completo questo momento di crisi. Il 2012 è sicuramente un'incertezza per tutti. Gli economisti danno un 2011 piuttosto difficile sul piano delle occupazioni. Io credo che l'economia debba modificarsi e essere rilanciata, se no altrimenti ci saranno notevoli difficoltà. Però lei prima aveva toccato un argomento molto importante che non ho voluto toccare io, se non sembra che porti la discussione sul tema del federalismo, a me è caro e caro il movimento che rappresento. Voglio citare un dato che non è un sondaggio Lega Nord Lega Veneta, ma che è un sondaggio, un'analisi fatta dall'Union Camere, quindi dell'Associazione delle Camere del Commercio. L'applicazione del federalismo nella parte relativa ai costi standard, che vuol dire togliere lo sperpero che in Italia c'è, porterebbe la Regione Veneto 4 miliardi di euro, è il 30% dell'attuale bilancio. Noi, se fosse applicato quel federalismo, non togliendo la sussidiarietà, la necessità di dare anche una mano a quelle regioni che hanno difficoltà, ma togliendo gli sprechi che in tante regioni ci sono, noi potremmo con questi 4 miliardi fare una nostra politica di sostegno a tutte queste attività in modo pieno. E quindi per forza di cose, oltremodo in situazione di crisi, lo Stato va modernizzato. E va modernizzato in uno Stato federale, come è logico che sia, come è nato dalla Costituzione. Certo, allora a me verrebbe da chiedere ulteriormente altre cose, ma qui abbiamo un pubblico, ed è un pubblico che è stato pazientemente ad ascoltare fino adesso, che Elena, vogliamo far partecipare, sì, far intervenire un po' in alcune componenti perlomeno. Certo, vogliamo farlo partecipare assolutamente. Allora intanto volevo rassicurare chi sta scrivendo che sul tema dell'handicap si è un po' glissato, torneremo, abbiamo anche una testimonianza, torneremo più avanti, però volevo dare un po' di sul respiro tema, scusa, dell'handicap, dell'esclusione dei bambini con portatori di handicap appunto in mancanza di fondi. Volevo dare un po' un respiro più ampio, nel senso che stiamo parlando giustamente di normative nazionali e poi di applicazioni regionali, però l'Italia è in un'Europa che non si comporta sempre allo stesso modo. Chiedo di alzarsi a Giovanna Schiavon, che è una docente, che ci spiega brevissimamente qual è la differenza della situazione in Europa e rilancia quindi anche questo tema ai nostri ospiti.
Buonasera, io sono una coordinatrice di una scuola dell'infanzia e niente, beh, è molto semplice, in Europa, diciamo ad esempio nella laica Francia e comunque in Austria, in Spagna, il costo del personale delle scuole come le nostre è sostenuto interamente dallo Stato. Il costo del personale rappresenta in assoluto la voce più significativa, diciamo, del bilancio delle nostre scuole. Quindi la mia domanda è perché anche in Italia non si può raggiungere una soluzione di questo genere? Perché lo Stato, che ha scelto di svolgere il suo servizio pubblico anche attraverso le nostre scuole, non può fare una scelta di questo genere? E approfitto di porre altre due o tre questioni sempre collegate, nel senso che il nostro personale non lavora assolutamente nelle stesse condizioni in cui lavorano le colleghe e i colleghi delle scuole pubbliche statali. E questo, diciamo, sarebbe un'utopia, raggiungere la parità anche dal punto di vista delle condizioni di lavoro. Ragionando più terra a terra, ci rendiamo conto che se i finanziamenti a queste nostre scuole, che le comunità continuano a mantenere in vita con grande intenzione, ma se questi finanziamenti continuano a calare, le scuole chiuderanno e quindi ci saranno più di 10.000 lavoratori a casa senza lavoro. E questo era anche un sms che era arrivato, mi aggancerei velocissimamente, poi diamo magari una controbattuta anche con Enrico Villanova, che è dell'AGESC, proprio qui dell'Istituto Canossiano, per rilanciare un po' una richiesta di concretezza forse alla politica regionale e nazionale. Grazie, allora io rappresento, sono presidente dell'AGESC qua all'Istituto Canossiano. Io sono felice di quanto sento, di quanto introdotto Don Edmondo, e mi chiedo una cosa: a 10 anni dalla legge 62, in questo momento siamo nel periodo delle vacche magre, bisogna stringere la cinghia, bisogna tagliare, ma perché non, io lancio una provocazione, anche riprendendo quanto ha detto la dottoressa Schiavon, non è possibile ipotizzare da quei prossimi 10 anni di inglobare le scuole primarie nell'ambito della scuola pubblica e quindi di seguire una linea che è stata già seguita in Europa, di far sì che l'asset negativo della scuola e questo patrimonio venga garantito, garantendo anche a livello costituzionale lo stesso diritto allo studio dei cittadini che scelgono di mandare i figli nella scuola paritaria rispetto a quelli che mandano i figli nella scuola pubblica. Magari un giro di risposta ai nostri rappresentanti regionali, qua ovviamente ci vorrebbe poi qualcuno che ha peso nazionale. Scusami però, Elena, e qui abbiamo anche uno studente che rappresenta tra l'altro il movimento degli studenti, che proprio la settimana scorsa ha partecipato al tavolo con il ministro Gelmini proprio sul tema della parità, perché visto che abbiamo sentito un po' qual è la situazione in alcuni paesi come la Francia, per esempio, credo che valga la pena sentire che cosa si è detto in questo tavolo sul tema della parità. E allora lo vado a introdurre, Martino Amerigo, che è uno dei componenti, diciamo, del tavolo nazionale per gli studenti di FIDA, e chiediamo anche cosa è emerso in questo incontro. Quindi. Ma nell'incontro che abbiamo mensilmente con il ministro Gelmini, come presidenti delle associazioni che rappresentano la scuola cattolica paritaria in Italia, abbiamo messo in luce esigenze che da tempo non chiediamo solo noi, ma chiede un po' tutto il mondo della scuola e del sistema integrato pubblico. Il primo è semplicissimo, che il fondo già esiguo che è a disposizione per la legge 62-2000, il finanziamento della scuola paritaria, non può essere delegato a delle opzioni di ripiego. Faccio un esempio, l'anno scorso il nostro fondo dipendeva dai proventi dello scudo fiscale. Erano dei proventi che erano incerti, non si sapeva quanto ammontava. Quest'anno veniamo informati dal ministro Romani che i fondi che riguardano la parità scolastica sono ancora sconosciuti e riguardano il provento della vendita delle frequenze del digitale terrestre. E quindi al ministro Gelmini ho posto una prima interrogazione, cioè se c'è una priorità, è una priorità per il Paese, quella di dare libertà di scelta educativa alle famiglie, agli studenti, non facendo passare la scuola cattolica paritaria per una scuola d'élite, ma facendola ritornare alla sua vera vocazione, quella di dare educazione alle fasce più deboli e che hanno più bisogno della società, bisogna reperire un fondo che sia un fondo inserito nel capitolo del bilancio. Qual è stata la risposta?
La risposta è che prima di tutto in questa settimana proprio il Ministro si adopera per bypassare le prime formalità che riguardano la parità scolastica, sono formalità ideologiche che anche l'apparato statale nei dipartimenti regionali dell'istruzione ha assunto ancora oggi. E quindi scrive una lettera proprio in questa settimana a tutti i responsabili regionali del Ministero dell'Istruzione per istituire un ufficio che si occupi in maniera precisa dei problemi che riguardano la parità scolastica. Sul punto invece inerente l'handicap, è forte la voce di tutte le associazioni nello spiegare prima all'opinione pubblica e poi alle istituzioni che la scuola cattolica da sempre si è fatta capo di dare istruzione anche alla fascia più debole, ma qui c'è un problema di fondo. Non è la scuola cattolica e la scuola paritaria che non vuole l'handicap, è che già la scuola paritaria non ha un fondo a sufficienza per dare accoglienza agli studenti. La maggior parte delle scuole cattoliche sono scuole che non hanno scopo di lucro, coperte dai bilanci delle congregazioni che si trovano ogni anno un fondo in rosso. E l'altra è che comunque per dare accoglienza delle persone che hanno bisogno di assistenza bisogna avere necessariamente un fondo speciale a disposizione, altrimenti la prima iniquità non viene creata dagli istituti ma viene creata proprio dallo Stato, che crea una differenza che è enorme. Certo. Sì, mi permetto Alberto di aggiungere a quello che diceva Martino Merigo, che era arrivato un sms appunto proprio su questa questione: le scuole paritarie possono decidere di non accogliere un ragazzino, bambino con handicap, la scuola invece statale non può farlo, e l'ha spiegato Martino anche. Ecco, però io chiederei proprio... Posso dire, no, va contro la legge questo, la scuola paritaria non può rifiutarsi di accogliere chi che sia, né per scelta ideologica né religiosa né legata a problemi di natura fisica, medico, sanitaria e così via. Diventa oggettivamente però impossibile fare un'efficace integrazione, cioè c'è un contrasto tra due aspetti, la normativa che giustamente impone l'apertura a tutti come è doveroso, ma nel contempo l'impossibilità pratica, operativa, di gestire questa integrazione senza un fondo adeguato. La legge della buona scuola permetteva questo, bypassando appunto l'ostacolo ideologico tramite finanziamento alla famiglia, ma permetteva di fatto la realizzazione di una reale integrazione. Gli alunni che hanno, i genitori che hanno i figli iscritti già quest'anno, l'anno in corso, non sanno ad oggi se e in che misura riceveranno un rimborso delle spese sostenute. Mi piacerebbe sentire una risposta che li rassicuri da questo punto di vista. Sentiamo... Quindi abbiamo risposto ancora in maniera ancora più esaustiva a questo sms che era arrivato. Ci fa piacere ovviamente di avere le persone che possono dare poi le risposte concrete ai nostri telespettatori. Mariella Priano, giusto? Priano è una mamma che vive sulla pelle l'esperienza appunto dell'inserimento scolastico di bambini con handicap, e quindi le chiediamo la sua testimonianza. Allora, io parlo a nome di quei genitori, e non siamo pochi, legati da un filo comune: l'avere un figlio speciale. C'è chi lo chiama diverso, chi usa la parola handicap. Per noi sono solo i nostri figli speciali, con i loro problemi, i loro limiti, la loro sofferenza. Ci hanno insegnato a dare un altro significato alla vita e a darci la forza necessaria per continuare il nostro cammino irto di ostacoli. E quando gli ostacoli sono frapposti proprio dalle istituzioni che dovrebbero farsi carico dell'erogazione dei servizi primari in favore dei nostri figli, la delusione diventa ancora più grande, perché comporta la negazione del diritto allo studio, della libertà di scelta, del diritto delle madri lavoratrici, che con il servizio della scuola paritaria sono maggiormente coperte rispetto alla scuola pubblica, con inevitabili disparità di trattamento. I nostri figli speciali diventano un peso, si fa fatica a dirlo, ma è così di fatto. Se il prossimo anno, per esempio, non fosse erogato il buono scuola, sarà preclusa la possibilità per i nostri figli speciali di frequentare la scuola paritaria, perché si sa che le scuole paritarie non riescono a farsi carico delle spese dell'insegnante di sostegno. Piuttosto sarebbe auspicabile un controllo sull'erogazione del buono scuola, perché sia destinato a chi ne ha effettivamente bisogno sul piano economico. Ma sopprimerlo per le categorie più deboli, per i bambini che non hanno voce, significherebbe perpetrare un'altra ingiustizia sociale, un'altra negazione di diritti fondamentali. Grazie Mariella. Signora, grazie. Io credo che forse sia
anche inutile una risposta, perché credo che abbia espresso assolutamente quello che è. Per cui non chiedo un commento ai nostri tre consiglieri regionali. Chiedo che portino questa testimonianza nel momento in cui si discuterà, ecco, questa, in questi giorni. Sentiamo no, cosa dice. Sì. Dico che la riflessione, la signora ha toccato un punto, perché allora dovremmo fare una riflessione sulla scuola in generale. E credo che in questo paese si stia andando verso la maniera sbagliata. Cioè, perché qui riforma o non riforma, poi dal punto di vista del sostegno al diritto di studio si sta calando, ci sono meno risorse, questa poi è la fine della giostra, diciamo così, perché io posso anche dialogare con il mio collega amico Possamai del federalismo, però alla fine devo tirare una riga e dire oggi e domani, cioè dopo domani, cioè i tempi vicini per cui devo esercitare il mio diritto allo studio, e soprattutto non posso mettere le famiglie nella situazione in cui non hanno la possibilità di poter avere un insegnante di sostegno, questo che sia nella scuola paritaria o che sia nella scuola statale, cioè non c'è nessuna distinzione. Perché anche nelle scuole statali è esattamente la stessa cosa. Guardate, io ho qui 185 pagine del bilancio dove le righe zero, cioè le cifre zero nella riga 2011 sono impressionanti. Cioè, capite, si parlava prima del centro di formazione professionale. Voi sapete che nel centro di formazione professionale alle province, cioè quelle che hanno per legge da gestire alcuni servizi, passa da 9 milioni a zero. Cioè, capite cosa vuol dire? Che le scuole di trasferimento agli enti locali che poi assistono gli insegnanti di sostegno agli istituti scolastici sono a zero quest'anno. Cioè, questo è il problema. Cioè, questa politica nazionale, io dico, nazionale, e quindi poi di riflesso le regioni, quando parlano di grandi sistemi, si misurano con i fatti concreti, con le materialità delle condizioni delle persone che hanno un figlio da mandare a scuola. Soprattutto quando ha delle difficoltà, non può stare qui, non possiamo stare qui a discutere se è paritaria, se è statale, eccetera. È una cosa incredibile, cioè che non ci siano le risorse per questi bisogni. Sono bisogni primari, diritti indiscutibili, non dobbiamo stare qui, purtroppo non ci sono. Certo, Claudio Sinigaglia. Però non è che poi posso dire che invece abbiamo comperato di cacciabombardieri, capite? Perché se no a quel punto la politica non può essere solo che si discute di come superare le barriere ideologiche che la Costituzione italiana ha messo, ma anche il fatto che c'è scritto nella Costituzione che l'Italia non deve fare le guerre e invece compra i cacciabombardieri che fanno le guerre con quei soldi là, e sono svariati miliardi, si pagano tutti i diritti allo studio che vogliamo, capite? Questo è il fatto, sì, concreto, ecco, della politica. Ci porterebbe a ci sposterebbe anche un indubbiamente. Stavo dicendo prima, magari un impegno potremmo anche prendercelo se siamo d'accordo, quei soldi che rimangono per il buono scuola, i 5 milioni, adesso non ricordo bene, 5,5, o riusciamo a incrementarli e quindi garantire appunto la frequenza, il diritto allo studio anche ai bambini disabili, ai ragazzi disabili, oppure potremmo dire, se rimangono quelli, in ogni caso se l'aumento non sarà significativo, è stabilire dei criteri, delle priorità, in modo tale che sia salvaguardato chi ha appunto nella propria famiglia un ragazzo disabile che frequenta la scuola, che siano date delle priorità. Adesso non ci sono criteri, se non la presentazione della domanda, l'appartenenza a una fascia OISE che non mi ricordo bene di quanto è superiore, e c'è l'erogazione mediamente di queste 800 euro. Si potrebbe diversificare e però dare una priorità di risposta a chi è in una situazione di difficoltà, una situazione di famiglia fragile. Ecco, capire all'interno come diversificare l'erogazione di questo buono. Se fosse mai è d'accordo. Io credo di dire una cosa banale, e se sottolineo che una società forte è una società che si occupa delle persone che hanno maggiormente bisogno, sia che si tratti di anziani come di giovani in questo caso. E quindi la logica delle priorità, quando le risorse diminuiscono, è chiaramente un punto d'arrivo, e su questo noi domani iniziamo il bilancio è un argomento prettamente di consiglio, ogni gruppo porterà le proprie considerazioni, ma io credo, e l'abbiamo anche capito questa sera, che la sensibilità verso questo argomento è trasversale, e quindi credo che usciremo pur nelle difficoltà con un documento che senz'altro tiene conto di questi principi. Certo.
Ecco, poi mi piacerebbe, non sono andato a spulciare naturalmente il bilancio, e questo è grave, ma nella proposta di bilancio, ma mi piacerebbe sapere, non so se lo sapete voi, c'è una voce che non è assolutamente toccata? Perché abbiamo sentito, ci sono voci a zero, ci sono una importante che non viene assolutamente, che è questo si spendeva nel 2010, questo si spenderà nel 2011. Che cosa? L'infanzia, per esempio. Lì è un contenitore, però, sono 42 milioni, anche qui è paradossale che questi soldi non appartengano al sistema della formazione e dell'istruzione nella regione, ma siano ancorati al sistema dei servizi sociali. Quindi quei 42 milioni fanno parte dei servizi sociali, servizi educativi. È un'anomalia tutta veneta, certo. Anche se a detta dell'assessore ai servizi sociali Remo Sernagiotto, questo dovrebbe cessare, perché sono già d'accordo con l'assessore Donazzandi di passare alla formazione istituzionale. Perché c'è stata questa scelta storicamente? Perché i servizi sociali godevano anni fa di maggiori stanziamenti, e quindi per avere, certo, più soldi. Beh, per... credo che questo sia tra l'altro un salto adesso di qualità dal punto di vista culturale. Quando vai anche a discutere se... a livello nazionale, a livello europeo, della formazione e istruzione, va sempre l'assessore Donazan, e che però non ha i fondi, e invece i rapporti con le scuole delle scuole di infanzia e asili nidi ce li ha l'assessore Remo Sernagiotto, l'assessore dei servizi sociali, e qui appunto non ci si capisce, certo, più. Quindi siamo contenti che anche questa sera è emersa la volontà proprio esplicita. Speriamo che questo poi possa produrre anche dei frutti a livello operativo nella discussione, e che poi è quella cosa che chiedevamo da diverso tempo, che tutta la questione fosse inserita nell'unitarietà di un unico assessorato istruzione e formazione, per dare organicità, unicità e anche progettualità al modello veneto. Quindi grazie di questo, speriamo che questo possa essere anche conseguenziale politicamente. Certo, ecco, ci dobbiamo fermare per un'altra pausa pubblicitaria e poi riprenderemo, mi aveva chiesto la parola appunto Alberto Visentin della formazione professionale. Ci lasciamo con un sms? Sì, provocatoriamente, velocissimamente, c'è chi dice che risparmiando sui costi della politica forse si potrebbe integrare qualche capitolo, però questa è ovviamente una provocazione, ma è arrivata in diversi sms, quindi ve la giriamo. Ecco, vediamo di dare una risposta subito dopo questa pausa pubblicitaria. A tra poco. Bene, eccoci ancora insieme, il tema lo vedete, scuola paritaria, libertà di scelta. Ci siamo lasciati con un messaggio, un sms provocatorio: perché non ridurre i costi della politica, così recuperiamo dei fondi da destinare a tutto questo. Immagino che chi ha scritto questo sms pensasse agli stipendi dei consiglieri regionali, per esempio, ma insomma, poi vi chiederò qualcosa su questo. Sentiamo, perché gli sms sono davvero molti quelli che sono arrivati, mi dicevate? Sì, sono davvero tanti, Valentina, magari qualcuno ha scelta, insomma, sono davvero molti, ringraziamo anche i nostri telespettatori. Allora, le parità purtroppo sono solo sulla carta, ogni anno i contributi sono incerti e in ritardo, lo Stato taglia, la Regione sempre meno e i comuni pure. Ecco, il tema per esempio del ritardo, credo sia del ritardo nelle erogazioni, nei contributi, credo sia un tema cruciale che interessa molte scuole. E, poi magari ne leggiamo qualcun altro. Io volevo sentire però il professor Visentin sul tema dell'orientamento professionale. Ecco, volevo ricollegarmi all'ultimo ragionamento di Don Edmondo, su quale ci parlava prima, di ricondurre la scuola di infanzia all'interno dell'unico sistema di istruzione e formazione. Ecco, io volevo solo ricordare che manca in Veneto una legislazione sull'istruzione e la formazione, e quindi credo che imprescindibile di questa giunta e di questo governo sia quello di arrivare finalmente alla definizione di una legge regionale, la quale inquadri il profilo anche culturale, no, del sistema veneto di cui si parlava prima. Certo, ecco. In effetti credo che lei abbia posto veramente un tema che oltretutto l'abbiamo anche già suggerito anche prima, cioè
c'è bisogno di finirla di fare interventi sporadici, cioè il buono scuola, le piccole cose, le piccole leggi, i piccoli interventi. Probabilmente la necessità è quello che la politica riesca a disegnare dei quadri di riferimento entro i quali poi muoversi anche nel corso del tempo, perché tutto non si fermi. Uno di questi potrebbe essere quello del federalismo, lo vorrei, ma ne parliamo fra un attimo, perché vorrei sentire ancora il nostro pubblico qui. Sì, no, rilanciamo Elena. Subito sulla formazione professionale. Enzo Fagiano è un genitore e fruisce ovviamente con la sua famiglia, con i suoi figli, della formazione professionale, tra l'altro molto decantata anche dalle nostre province, la nostra regione. Quindi Enzo, qual è il problema? Si fa troppo poco? Ma diciamo che fino adesso la Regione ha dato dei contributi e la formazione professionale ha proseguito sicuramente, dato un buon servizio. Essendo una scuola poi del territorio, dà molta attenzione ai genitori, alle famiglie e anche alle aziende del territorio. Naturalmente io vorrei rilasciarmi a quello che diceva prima la signora poc'anzi, per quei ragazzi speciali. Perché nella formazione professionale, oltre ai corsi, no, normali, diciamo, ci sono anche scusa, dei... magari se si può alzare in piedi, così la vediamo tutti certo. Meglio. Nei corsi, nella formazione professionale, ci sono anche dei corsi di formazione guidata. Sono diversi ragazzi che fanno parte di questi corsi e la scuola riesce in un percorso di Renale a dargli quell'autonomia per l'inserimento lavorativo anche. Allora mi chiedo, quello che sta succedendo oggi con i tagli nella formazione professionale, i tagli della scuola, cosa succederà? Perché non solamente nei corsi normali, ma anche negli altri. Cosa succederà? Quindi le difficoltà sono maggiori, proprio per quei genitori che sono in maggiore difficoltà. Ecco, io in questo momento qui, dove effettivamente il lavoro, sappiamo, è in difficoltà, i ragazzi anche, forse... Nel percorso triennale forse faranno anche fatica domani a trovare anche un inserimento lavorativo. Noi chiediamo come genitori che ci sia più attenzione, che ci sia più disponibilità per una maggiore formazione. Una maggiore formazione e lasciare, visto che c'è anche una domanda in crescita, lasciare a tutti quanti, questi ragazzi possano utilizzare gli centri di formazione professionale per la loro formazione. Perché noi ci troviamo adesso anche con dei paletti, nel senso che non tutti possono andare nella formazione professionale. Quindi diciamo, libera scelta educativa, corsi garantiti per tutti, la possibilità di avere possibilmente anche un quarto anno di formazione, e poi per quei ragazzi speciali più attenzione, perché per loro sicuramente le famiglie sono molto più in difficoltà e quindi avrebbero bisogno di più aiuto, e quindi anche in questo caso la Regione dovrebbe farsi carico di questa difficoltà. Insomma. Allora, se si promuove la formazione professionale, bene anche poi sostenerla, e rilanciamo naturalmente alla discussione che partirà domani in Consiglio regionale. Scusa, visto che due parole chiave, famiglie e studenti, sentiamo anche ancora sì, qualche famiglia. Volentieri, qualche... allora partiamo dai genitori o dagli studenti? Partiamo dai genitori. Ce l'ho qui vicino Michele Di Middio, anche lui rappresentante dell'AGESC, presidente provinciale di Treviso, però genitore. Ecco, le motivazioni di fondo, forti, di una scelta della scuola paritaria, ci alziamo in piedi così? Sì, posso dire con assoluta sincerità che la scelta mia e di mia moglie di portare i figli in una scuola paritaria è stato sicuramente il progetto educativo, che lo possiamo considerare come un valore aggiunto alla qualità che questa scuola può offrire, senza nulla togliere alla qualità statale della scuola statale. Quindi questa è la scelta fondamentale che ci ha portato appunto a scegliere la scuola paritaria per i nostri figli. Colgo l'occasione però. Vi sentite genitori di serie B in questo momento? Non solo di serie B, ma ci sentiamo accusati ingiustamente, perché si continua a dire scuola di paritaria uguale scuola di ricchi. Allora, se vi collegate al sito della Regione Veneto, potrete notare a chi è stato erogato il buono scuola e lo relativo. Ora, la fascia massima era 40.000 euro ISE. Se si tiene conto che più della metà dei buoni erogati sono stati erogati a famiglie che avevano 17.000 euro di reddito, evidentemente io forse non ho ancora capito che cosa significa essere ricchi. Allora, ecco, quindi questo secondo me sfata questo luogo comune. Chiudo, visto che ho qui presenti i consiglieri regionali,
di capire e conoscere quando sarà erogato il buono scuola dell'anno scorso, perché io oggi non ho visto ancora una lira e siamo a un euro e siamo a febbraio. E poi infine dico, il buono scuola così com'è va bene, perché la concessione di un supporto economico alle famiglie consente di avere una scelta, di fare una scelta di libertà. Se questo non c'è, moltissima gente, siccome il dato è in controtendenza, avete detto anche a Vicenza, c'è gente che vuole portare i figli nella scuola paritaria, lo fa anche per il progetto educativo, non perché non ci sono gli scioperi, questo o quell'altro, no, lo fa anche per il progetto educativo. Una sovvenzione può aiutare in questa scelta, può aiutare, oppure sovvenzionate di più le scuole in modo tale che le scuole chiederanno delle rette meno onerose ai genitori. Grazie. Grazie, finché ti avvicini vorrei sentire se magari è già possibile dare una risposta su questo, quando saranno erogati, non so se siete in grado voi di poter dare... Le domande sono tante, anche, ci sono anche gli sms, ma la Regione ha un problema di carattere contabile che proviene da una problematica che ha quasi 10 anni. E negli anni precedenti è stato impegnato sulla competenza e non sulla cassa, per capirci è stato impegnato sul bilancio di, per sintetizzare in modo molto, sul bilancio di previsione e non sulle effettive entrate, e quindi questo ha, anno dopo anno ha continuato a aumentare i ritardi nei pagamenti. Adesso noi lo siamo consiglieri regionali da 8 mesi e ereditiamo questa situazione. Il nostro problema è che, è già stato detto prima, la Regione non può più indebitarsi perché nella passata legislatura ha raggiunto il tetto massimo di indebitamento, quindi dobbiamo, a causa anche delle passate legislature, dobbiamo pian pianino arrivare all'anno zero. Però è un problema che conosciamo, che ahimè purtroppo, non per scaricare, ma non è colpa di questa legislatura, sappiamo che il problema c'è e lo stiamo affrontando. Poi forse è meglio andare nell'argomento di quel telespettatore che ha indicato sul messaggio la necessità di ridurre i costi della politica. Credo che sia legittimo che un cittadino veneto italiano esponga questa problematica. Ricordo che poco tempo fa, in modo unanime, il Consiglio regionale ha ridotto l'indennità dei consiglieri. Voglio anche sottolineare che noi comunque della nostra indennità diamo molto per l'attività che i nostri partiti fanno per le idee politiche che portiamo avanti, il federalismo, la Lega Nord o magari altre attività di altri partiti. Quindi alla fin fine io non devo giustificare nessuno, però il consigliere regionale non deve essere considerato con l'indennità appiena che viene stabilita per legge. Comunque la riduzione c'è stata. Credo che ci sia una, per non fare del populismo, la differenza tra l'amministrare bene o l'amministrare male non lo faccia il numero di consiglieri, anche se noi adesso stiamo operando per un taglio al numero dei consiglieri, credo che sarà fatto sul nuovo statuto entro breve tempo, e è giusto farlo sicuramente per affrontare tutti assieme, anche chi ha queste responsabilità, il momento di crisi. Però credo che la differenza vada fatta tra la buona e la cattiva politica. Qualche anno fa, nessuno di noi se lo ricorda perché la politica macina i percorsi in modo veloce, un referendum che chiedeva agli italiani se erano d'accordo su una prima step di federalismo e che riduceva a metà il numero dei parlamentari non ha avuto esito positivo in Italia, ha avuto un esito positivo ma anche di poco solamente in Veneto e Lombardia. Quindi bisogna capire che 3-4 anni la mentalità dell'opinione pubblica è cambiata. Io ho visto il sondaggio di recente delle regioni del sud dove sta crescendo in modo esponenziale l'avvicinamento di quella popolazione verso la necessità di un federalismo che porti responsabilità anche ai loro amministratori, che porti ad evitare gli sprechi. Quindi ci fa ben sperare questo, che alla fin fine tutti assieme riusciamo a modificare questo stato di cose. Per la Regione il nostro Presidente Zaia è con tenacia verso questa linea della modernizzazione anche della Regione, non solamente dello Stato. E su questo noi dobbiamo continuare a perseguire questo tema. A me piacerebbe che magari prima della conclusione riuscissimo a dire eventualmente un particolare, un punto, se si riesce. Cioè io penso a un imprenditore che generalmente ha sicuramente da un lato l'attenzione ai costi, ma dall'altro l'attenzione agli investimenti, cioè al reperimento di risorse. Ecco, se c'è un margine entro il quale si possa pensare di reperire delle ulteriori risorse. La lasciamo però, lo lascio come punto interrogativo, come riflessione finale, perché credo sia uno dei punti chiave naturalmente di tutta la questione. Abbiamo sentito i genitori, abbiamo anche Adriano Coccia che mi aveva chiesto la parola a proposito di associazioni di genitori. Io intanto ricordo a chi si è sintonizzato da poco che siamo a Treviso, in una scuola paritaria.
molto rappresentativa ed è l'Istituto Canossiano Madonna del Grappa, che tra l'altro racchiude diverse scuole che vanno dalla scuola, diciamo, dalla scuola primaria fino all'orientamento professionale. Adriano Coccia. Sì, io volevo fare un intervento relativo al discorso dello statuto. Mi pare che sia non in discussione, sia in preparazione uno statuto per la regione. Forse addirittura d'arrivo, si spererebbe, no? Forse. Beh, se è addirittura d'arrivo... Siamo allora... l'ultima, la prima ad aver presentato una bozza, forse l'ultima magari ad avere... Com'è? Allora, io... L'ultima ad avere lo statuto. Vabbè, allora, che siamo all'inizio o siamo alla fine, io vorrei farmi portavoce di una proposta. È possibile in questo statuto mettere dentro un articolo di 2 righe che riconosca alla famiglia il diritto di scegliere per i propri figli gli studi che preferiscono? Se mettiamo questo, mettiamo i presupposti perché anche le scuole paritarie costino tanto quanto le scuole statali. In questo caso si realizza un paradosso, che è il paradosso che non si danno soldi alle scuole paritarie perché è una spesa in più, in realtà dando i soldi alle scuole paritarie risparmiamo i soldi che se altrimenti sarebbero spesi in misura doppia o tripla. Ecco, questo è il ragionamento, perché se viene riconosciuto a livello statutario questo diritto delle famiglie, conseguentemente bisognerà riconoscere appunto il fatto che queste scuole hanno titolo per avere un finanziamento, tanto o poco che sia, ma un finanziamento che deve essere certo, e deve essere certo anche nel momento in cui viene erogato, perché oggi come oggi, per esempio, istituti e famiglie hanno iscritto i propri figli per quest'anno senza sapere se ci sarà il buono, non ci sarà il buono, il finanziamento o non finanziamento, e questo evidentemente impedisce una progettazione seria alle scuole, impedisce un impegno anche economico alle famiglie. Certo, per cui io credo che tutto sia in 2 righe il riconoscimento alle famiglie di questo diritto. Ecco, mi sembra sia una proposta sicuramente interessante, non so se ci sia, diamo una risposta telegrafica, se ci sia uno spazio ancora tale per cui si possa eventualmente pensare a un'ipotesi di questo tipo. Diciamo, no, sorrido perché io sarei nel nostro gruppo e mi pare l'ultimo, pochi altri che devono ancora presentare una bozza di statuto. Loro l'hanno già presentata e non hanno previsto questo, quindi potrei rifletterci. E quindi io, magari... Però c'è sempre qualche possibilità, credo, di correzione, ancora la proposta. Parliamo di statuto, quindi nello statuto vengono elencati i principi massimi, questo è sottinteso, fra i principi della libertà della persona, però insomma credo che questa proposta possa essere accolta. Può essere accolta. E sì. Sinigaglia, telegrafico. Che... È già venuto fuori l'idea di trovarci per studiare e analizzare una proposta di legge sul sistema integrato della formazione e dell'istruzione nella nostra regione. È questo sistema che va analizzato. Va bene anche il principio, però poi i diritti, come sempre, bisogna farli passare dalla carta alla concretezza. Ed è su questo che, a mio giudizio, bisognerebbe trovarsi. Ed è importante avere contributi su questo. E quindi mi auguro che ci sia la possibilità di incontrarci per far passare la discussione di stasera è un testo legislativo, in modo tale che i principi poi diventino veramente non più erogazione di contributi, ma servizi che vengono resi alla cittadinanza. L'occasione di fine 2012, inizio 2013, e tutto il sistema scolastico dovrebbe passare alle regioni, e sicuramente mette di fronte la regione a una responsabilità importante. La competenza scuola è della regione, come la competenza sanità è della regione. Cioè, queste competenze fondamentali, educazione, istruzione, salute, dall'altra parte, passano alla regione. Io non so se sia diventata una specie di bacchetta magica per cui tutti i problemi basta dire federalismo e vengono risolte. In realtà le entrate stanno diminuendo e quindi la torta sta diventando più piccola. Adesso che tutti quanti le regioni pensino che la torta diventa più piccola, tutti quanti hanno delle fette più grandi rispetto a quelle che ricevono adesso, mi sembra abbastanza improbabile. Quindi è vero che è importante ci sia una riduzione degli sprechi, ma è impensabile che una volta che rimpicciolisci la torta tutti quanti abbiano la fetta più grande, e quindi non so cosa succederà. Da quello che è successo finora non mi sembra siano stati stravolgimenti, anche il federalismo demaniale non ha portato praticamente a risolvere nulla,
rimasto lì quello che doveva rimanere lì, ma non c'è stata nessuna operazione, non so, di investimento. Sì, doveva o di recupero. Consentire di reperire quindi, delle risorse, non è, ma è una bacchetta molto, magica. È, molto pesante. Per il momento molto è più uno slogan che non una concretezza. Stiamo aspettando, però, questa settimana potrebbe esserci qualcosa di importante. Vediamo se raggiungono un'intesa e vediamo poi come si applica. Certo, che ci siano dei margini di manovra comunque è indubbiamente, e delle scelte e delle priorità che vengono fatte, è indubbiamente ciò che sta accadendo. Io chiederei al nostro inviato speciale Martino Merigo al tavolo sulla parità, perché ha qualche dato su questo e sulle differenze, anche sulle differenze di erogazione di aiuti, di sostegno e quindi di convinzione sull'efficacia del mondo della scuola, credo sia abbastanza importante. L'ho chiamato inviato speciale perché in realtà è stato un tavolo davvero importante, rilevante, ma di cui si è avuta qualche notizia così un po', ma non mi sembra che sia stato dato probabilmente la rilevanza che poteva avere un evento di questo tipo col Ministero. In realtà questo tavolo esiste già da più di un anno, però certamente noi amiamo prima lavorare e poi dare dei risultati. In un paese dove appena si parla di parità scolastica c'è la levata di scudi, soprattutto da parte degli organi di informazione in maniera ideologica. Io è da 3 anni che mi onoro di rappresentare il movimento degli studenti e studentesse della scuola cattolica e in questi 3 anni ci siamo divertiti anche a guardare come le amministrazioni locali, e quindi non solo la palla allo Stato, ma anche i comuni danno una risposta effettiva, in alcuni casi virtuosa. Ho portato con me alcuni dati, ho sotto mano ad esempio il bilancio del comune di Verona, che è il comune nel quale risiedo, dove degli amministratori locali di diversi schieramenti, quindi di 2 amministrazioni diverse, hanno preso un po' di coraggio e hanno aumentato un capitolo di bilancio, pur esiguo, però di anno in anno, evitando quindi un taglio cruciale, evitando un esborso di spesa enorme, ma facendo passare l'idea importante che la parità scolastica è necessaria. Nel 2006 erano 250.000 euro, nel 2007 280, nel 2008 290 e via via. Un aumento di 10.000 euro per anno, un aumento di 10.000 euro che sta a significare che il principio politico è passato. E abbiamo chiesto al tavolo sulla parità, come associazioni studentesche, un incontro che per noi è di fondamentale importanza, non solo con il ministro Gelmini, ma di concertazione assieme anche al ministro Tremonti, perché è necessario che chi amministra il paese oggi decida di prendere una scelta che è di responsabilità, certo. Quella non solo di sostenere la scuola cattolica a parole, ma di proclamarla nei fatti. Sì, questo sarebbe il primo incontro con un con ministro Tremonti. Delle finanze. Sì, diciamo, da parte di tutte le nostre associazioni sarebbe il primo incontro di concertazione assieme. Ed è importantissimo, sa perché? Perché non è più possibile far passare il finanziamento alla scuola paritaria come un vario ed eventuale. Per noi va inserito nel capitolo di bilancio che è la finanziaria. Se c'è una voce specifica c'è possibilità di futuro, se non c'è siamo sempre lasciati un po' allo sbando. Chiudo dicendo solo una cosa, dissento un po', prima si diceva tutta la scuola e in questo momento si trova in una situazione di priorità. Ecco, se sono tante le priorità nessuna è una priorità, secondo il principio del relativismo. Io dico questo semplicemente perché la scuola dello Stato, anche se è in affanno, ed è vero che è in affanno, anzi è in affanno stagioni dove meriterebbe l'aumento, la scuola dello Stato non chiude, mentre noi in affanno chiudiamo e chiudendo causiamo un problema economico allo Stato, perché paradossalmente per chi non sostiene la parità scolastica la chiusura delle scuole cattoliche è un aumento di spesa per lo Stato che non ce la farebbe a sostenerla. Se domani tutte le scuole cattoliche chiudono, lo Stato non solo non ha le risorse economiche per sostenere gli studenti, ma nemmeno le strutture. Certo. E ripeto, quindi con queste 3 situazioni ci auguriamo da parte di tutte le forze politiche, dell'opposizione e della maggioranza, che si possa trovare uno svincolo che non sia ideologico per raggiungere la parità scolastica, che è un diritto. Io ringrazio, purtroppo siamo ormai agli sgoccioli, ma vorrei sentire, anche perché abbiamo parlato molto poco del tema, ma in fondo il tema è trasversale, riguarda tutto il mondo della scuola e quindi abbiamo parlato fondamentalmente anche della scuola d'infanzia, però io volevo chiedere appunto a Stefano Giordano se che cosa ne pensa così complessivamente di questo dibattito, di questi temi, di come vengono affrontati e che futuro vede per la scuola per l'infanzia. Ma io mi sono fatto un'idea anche grazie all'ultimo intervento che secondo me la mette proprio sul piano più veritiero, e cioè che l'idea per cui le scuole cattoliche, diciamo le scuole paritarie, che dove principalmente si manifesta quel contenuto, danno un po' di fastidio, perché il quid, cioè la cosa che sappiamo far meglio, non è solo
trasferire contenuti educativi, che è una cosa molto buona, ma sappiamo essere scuole di comunità. Cioè l'assetto normale di un comune veneto vedeva accanto alla chiesa, al campetto, all'oratorio, la scuola dell'infanzia. Quell'assetto lì, e poi si ripercuote su tutta la filiera delle scuole, quell'assetto lì è un assetto che significa far passare dei valori, far passare delle cose fondamentali per l'educazione dei nostri figli, ma significa anche essere in grado di fare una scuola di comunità. Dietro a una scuola, come tutte quelle paritarie, c'è un gruppo di persone, di genitori, che pensa alla scuola, vive nella scuola e si dà alla scuola. Questo fenomeno è un fenomeno che comincia anche nella scuola statale, nella scuola pubblica statale, perché alcuni tagli hanno determinate riduzioni, per cui sono i genitori che fanno degli interventi direttamente. Ecco, quel mestiere lì noi lo sappiamo far bene. E allora ci interessa un tavolo tecnico in questa regione che faccia un riferimento intanto di un modello unitario educativo, di una legge nuova che è per la famiglia e per l'educazione. A mio modo di vedere le due cose non sono distinguibili, ma che consenta di farlo in termini unitari. Noi, la normativa fondamentale per le scuole d'infanzia è del 1980, la 23, poi ce ne sono altre che riguardano il resto della filiera, ma sono passati più di 30 anni. Io credo che sia non solo perché arriva il federalismo, ma anche perché questo concetto di scuola di comunità è un concetto vincente, perché riesce a spingere dove spingerà il federalismo, e cioè all'autonomia dei singoli istituti. Ecco, quell'autonomia le scuole paritarie la sanno vivere bene, e probabilmente può essere un modello, questo modello veneto, per farla vivere bene a tutto il sistema nazionale. Grazie. Io vorrei, prima proprio di chiudere con quella provocazione che avevo lanciato, molto brevemente sentire anche un altro Sì, ce ne sarebbero state molte altre voci da sentire, ma certo. Il tempo è quello, e anche gli sms che continuano ad arrivare. Io chiederei però ad una docente di spiegarci le motivazioni che hanno, per esempio, i docenti nello scegliere di rimanere nella scuola paritaria. Certo. Le chiedo un grande sforzo di sintesi, la prego. Se riuscirò. Allora, intanto prima di tutto voglio dire che io sono per scelta maturata negli anni, perché sono rinunciataria di ruolo statale, lo dico con orgoglio. È una scelta che ho fatto perché nella scuola ho sentito veramente maturare in me il senso di appartenenza, la condivisione di quello che è un progetto educativo che molte altre scuole possono avere, ma che per noi nasce da un vissuto di ognuno di noi, che quindi diventa forte e diventa visibile, penso, anche da parte degli studenti. Ecco, quindi questa è la cosa che secondo me distingue la nostra scuola, la rende, insieme alla qualità ovviamente di tipo didattico, alla centralità dell'alunno, che per noi diventa un veramente qualcosa a cui ci attacchiamo e che veramente accompagna tutte le nostre attività. Grazie a Patrizia delle Carbonare, quindi una scelta non solo delle famiglie, ma anche appunto dei docenti di rimanere in questo tipo di scuola. Sintetica e incisiva, la ringrazio. No, non le do un voto perché non posso, un insegnante. Chiudiamo, diciamo, con quella provocazione che avevo lanciato, se è possibile, molto, molto in sintesi anche voi, perché abbiamo pochissimi minuti e purtroppo dobbiamo chiudere, ma riaffronteremo il tema perché vedo che c'è anche molta attenzione su questo, ed è anche uno dei temi chiave in fondo del nostro vivere sociale e della prospettiva di questa nostra comunità così complessiva, perché se non ripartiamo dalle giovani generazioni, da dove ripartiamo? Questo è. Allora, il tema, molto brevemente, molto sinteticamente, è proprio questo. Dove trovare le risorse? Ecco, c'è uno spiraglio, un'idea molto sintetica, molto rapida, che vorrei sentire un po' da tutti e tre. Penso che innanzitutto questa è una questione nazionale a tutti gli effetti. Cioè il sistema formativo, il sistema scolastico deve diventare, deve essere una delle cose che non è mai stata in questo paese, e lo ha vissuto per un breve tempo forse, deve diventare una delle questioni centrali. Cioè questo paese deve scegliere da che parte vuole investire, se vuole investire sulle generazioni, sull'educazione, purtroppo deve fare delle altre scelte, di tagliare altre spese. Io prima dicevo provocatoriamente, visto che ci confrontiamo partendo da alcuni, diciamo così, paletti ideologici, no? Vabbè, l'Italia ripudia la guerra, vuol dire che si deve ritirare le truppe dall'Afghanistan, non si devono fare le spese per i cacciabombardieri, casomai rafforziamo le truppe civili che servono ai territori, il servizio civile internazionale e nazionale,
vuol dire recuperare miliardi di euro, perché altrimenti uno mi deve spiegare come fa a mettere sul tavolo delle altre risorse. E poi guardate che c'è questa questione che una famiglia non riesce a capire, ma non lo capiscono anche gli amministratori dei comuni, cioè il patto di stabilità, ma cos'è? Sapete che appunto noi questi miliardi di euro del bilancio 2011 con i tagli che diciamo rischiamo, c'è la disponibilità di erogare cassa, cioè i soldi che diceva prima Possamai, veri, per un 15-17%, cioè vuol dire che a fine 2011 i 12-14 miliardi di euro saranno il 10% a disposizione. Perché? Perché lo Stato deve far pagare ai cittadini, alle famiglie, alle imprese che lavorano, ai comuni, eccetera, eccetera, che hanno i soldi in cassa ma non possono spenderli perché altrimenti il pubblico, certo, grazie, è fuori parte. No, Sinigallia, molto in sintesi, perché altrimenti la regia d'Italia... Per domani, per trovare risorse per domani, per il bilancio 2011, faremo la nostra battaglia, i nostri emendamenti li abbiamo già presentati, cercheremo di tirar fuori qualche milione in più appunto per la scuola d'infanzia da una parte e anche per gli asili nido dall'altra parte. E per il dopodomani invece a mio giudizio è necessario trovarsi attorno a quel tavolo tecnico per disegnare dal punto di vista legislativo il sistema scolastico regionale. Certo, forse mai. Beh, anche la Regione Veneto deve avere con la velocità della società civile, su questo il nostro Presidente Zaia è impegnato in prima linea. Per il resto io credo che le risorse si possano trovare solo con federalismo compiuto, e vogliamo parlare di costi standard e di fiscalità, e quindi il federalismo fiscale sarà la completezza di quello che noi dobbiamo avere per il prodotto che viene fatto in Veneto. Io volevo chiudere però con qualcos'altro, con un'icona, con un'immagine, permettetemi, siamo una scuola religiosa, di quelle anziane suore che seguono senza nulla volere in cambio i nostri bambini finora tarda, quella è l'immagine. Ha perfettamente perfetta. Ragione, credo che meritino un applauso, anche perché credo che con lo spirito con cui effettivamente lo fanno quotidianamente, credo che sia ripetibile. Siccome abbiamo parlato di giovani, lasciamo chiudere proprio una battuta brevissima. Abbiamo qui due studenti. Infatti Nicola e Giovanni sono loro, poi i fruitori finali sono sempre lasciati per ultimi. Nicola, di corsa. Uno spot. Noi siamo la scommessa del futuro, saremo noi i cittadini del domani, quindi iscriversi in una scuola paritaria, in una scuola cattolica, veicola quei valori che sono necessari per un domani concreto, quindi propongo ai miei coetanei, iscrivetevi in una scuola paritaria perché è la cosa più bella di questo mondo. Ecco, non l'abbiamo pagato. Vogliono poter scegliere, no, non l'abbiamo pagato. Vogliono poter scegliere. No, non viene interrogato domani. Chiudiamo così? Chiudiamo. Beh, Giovanni, se c'è tempo, sì, velocissimo. Allora. Ripeto, noi siamo una collettività, noi facciamo una scuola. E in una scuola paritaria a noi vengono trasmessi dei valori, noi ne facciamo nostri, li proponiamo ai nostri coetanei. Bene, grazie a te, grazie a tutti i nostri ospiti. Io lo so che vorreste dire ancora delle cose. Ci diamo appuntamento, magari vediamo di ritrovarci, al limite anche in un'altra realtà, in un'altra scuola. Riparleremo di questi temi. Grazie a voi che ci avete seguito da casa, grazie naturalmente all'Istituto Canossiano e ovviamente anche a tutti i nostri tecnici che ci hanno consentito di fare questa diretta qui da Treviso. Buona serata e vi ricordo che chi non l'ha vista tutta, chi la vuole rivedere e chi si vuole rivedere, fra non dico domani ma magari dopodomani, questa puntata sarà anche sul nostro canale YouTube /Telechiara Produzioni. Buona serata.